Nella partita più importante della 14ª giornata, il Taranto supera la Salernitana per 2-1 a conclusione di una gara ben giocata e ricca di occasioni da entrambe le squadre. Di fronte a circa 7.000 spettatori con un centinaio provenienti da Salerno, il tecnico del Taranto Aldo Papagni recupera l'attaccante Ambrosi in coppia con De Florio. Di contro Novelli preferisce Improta e lascia in panchina Sestu. La curva nord, tempio dei tifosi tarantini, presenta il solito colpo d'occhio straripante di colori rosso-blu. Le due squadre si affrontano a viso aperto, le motivazioni non mancano. Il Taranto intende riscattare la sconfitta di Teramo, la Salernitana vuole sfatare il tabù esterno che la vede quasi sempre sconfitta. La partita la fa il Taranto che attacca a sinistra con Toledo, che salta un paio di avversari e mette al centro per Ambrosi e De Florio, anticipati dal bravo Mancini. I padroni di casa sembrano ispirati con Ambrosi e De Florio, che però colpisce male spedendo la palla sul fondo. La Salernitana cerca di alleggerire la pressione con un tentativo di Improta anticipato dall'estremo Pinna, ma è sempre il Taranto a cercare la via del gol con un colpo di testa di Catania parato da Mancini. Due minuti dopo ancora capitano De Florio non sfrutta una buona opportunità nei pressi della porta salernitana. Poco dopo la mezz'ora l'ottimo De Liguori salta tre avversari e verticalizza per Ambrosi, sul quale salva ancora l'estremo Mancini. Bisogna attendere il minuto 34 per vedere in avanti la Salernitana con un calcio di punizione di Mattioli che Pinna alza oltre la traversa. Si giunge così al minuto 39 quando l'esperto Ambrosi ruba palla al granata Coppini. Serve De Florio che questa volta non sbaglia realizzando il vantaggio rosso-blu tarantino. Un gol frutto dell'esperienza del numero 9 Ambrosi e della precisione di De Florio che colloca la palla nell'angolo dove Mancini non può farci nulla. Il tempo si chiude con il Taranto meritatamente in vantaggio. I primi minuti della ripresa sembrano ricalcare il cliché del primo tempo. Il brasiliano Toledo appare inarrestabile sulla corsia sinistra, ma De Florio e Ambrosi non sempre si fanno trovare pronti in area avversaria. La Salernitana, sollecitata negli spogliatoi da Novelli, si scuote e raggiunge il pareggio con una ripartenza veloce sulla destra con Soligo che pennella in aria per lo scaltro Ferraro che brucia la difesa ionica e batte l'incolpevole Pinna. È il gol numero 9 dell'attaccante Granata, bravo a farsi trovare pronto e preciso nell'impatto con la sfera. Il tecnico Granata Novelli decide di giocare la carta Sestu per Improta, ma è il Taranto due minuti dopo a divorarsi con De Florio la palla del 2-1 su passaggio di Catania. De Florio, solo davanti a Mancini, spreca malamente tra l'incredulità generale. Basta rivedere l'azione per rendersene conto con i tifosi della Nord del tutto allibiti. Nel Taranto Zito rileva un affaticato Catania, ma su errato disimpegno della difesa del Taranto, Sestu dal fondo mette al centro per Ferraro, anticipato da Cosenza sulla corrente Cammaruta che sbaglia da buona posizione. Le due panchine cercano di dare una svolta alla gara con Agnelli per Caracciolo, mentre De Florio lascia il posto a Cammarata, che un minuto dopo ha l'occasione per portare il Taranto in vantaggio, ma colpisce male la sfera e la palla termina alta. La Salernitana riparte ancora con Soligo che scodella al centro per Sestu, sul quale salva in estremis Colombini in collaborazione con Prosperi che allontana. Un'occasione da gol mancata che costerà cara alla Salernitana. Al 40esimo Zito reclama per un presunto fallo di mani di Siniscalchi, sul quale l'arbitro lascia continuare. Altra ripartenza veloce su errato disimpegno di De Liguori, con Sestu che si presenta solo davanti a Pinna, che in uscita, disperata, salva la sua porta. Gol sbagliato, gol subito è la legge del calcio. Al 90esimo il Taranto si guadagna un calcio di punizione nei pressi dell'area granata. De Liguori tocca per Caccavale che trova un varco nella barriera e realizza il gol del definitivo 2-1. Un gol che fa esplodere lo stadio Iacovone. Un gol che consegna al Taranto tre punti importanti per la sua classifica e condanna alla quinta sconfitta esterna la Salernitana. I quattro minuti di recupero non cambiano il volto della contesa e la gara si conclude con i rituali festeggiamenti della squadra di Papagni sotto la curva nord, tempio del tifo rosso-blu.